Allora, innanzitutto devo sottolineare il fatto che dalla relazione di tutto scuola è significativo che il Piemonte sia la prima regione d'Italia come qualità della scuola e che comunque Novara, pur rientrando sedicesima nella classifica generale di tutte le 100 province, comunque è la quinta del Piemonte. E quindi tutti i dati relativi alla qualità della scuola sono buoni. C'è questo dato relativo alla dispersione scolastica che un po' ci ha fatto preoccupare. Comunque, Dispersione, mi scusi per il telespettatore, sono gli abbandoni. certo, dispersione scolastica sono coloro i quali non concludono il ciclo e in particolare la cosa fondamentale, dopo l'obbligo non continuano la scuola Ma sono fino al veri o no compimento. questi dati? Allora, devo dire che noi abbiamo fatto delle rilevazioni rispetto al quinquennio preso in considerazione, però sicuramente nell'ultimo biennio, nell'ultimo quasi triennio c'è un'inversione, cioè una tendenza alla diminuzione di questa dispersione scolastica. Devo anche dire quali possono essere le eventuali motivazioni di questa dispersione scolastica. Allora, perché il dato poi diciamo più significativo riguarda soprattutto la scuola professionale, gli istituti professionali. Una motivazione non negativa, ma una motivazione positiva, è che dall'ultima rilevazione dei dati OCSE risulta che il Piemonte e anche naturalmente Novara è ai primi posti a livello appunto OCSE per quanto riguarda la formazione professionale, quindi la formazione professionale regionale, quindi un'alta qualità della formazione professionale che spesso induce i ragazzi a non proseguire diciamo, con la scuola statale per riversarsi nella formazione professionale che comunque dà un attestato che permette un inserimento anche veloce nel mondo del lavoro. Poi devo dire che la realtà anche novarese è anche una realtà industriale, quindi una realtà che permette subito dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico di poter trovare anche Scusi, un'occupazione. se sintetizzo, dica se diciamo Prego. corretto, quindi questi dati sono stati aggregati nell'ultimo quinquennio, c'è un'inversione positiva di tendenza nell'ultimo Sì, biennio. diciamo che i dati, cioè io naturalmente non. Non sono dati sbagliati allora, sono stati No. aggregati. Allora, sono dei dati aggregati, però sono dei dati spuri, che non hanno preso in considerazione assolutamente le cose che stavo dicendo io, cioè della realtà diversa novarese rispetto al contesto generale e soprattutto non hanno preso in realtà appunto la qualità della formazione professionale. C'è un ultimo dato che posso dire, soprattutto per quanto riguarda gli studi professionali, è che molta di questa dispersione, una parte di questa dispersione, è dovuta anche agli alunni stranieri, alla presenza nel territorio degli alunni stranieri. Cioè nel senso che gli alunni stranieri, noi abbiamo fatto un'ultima rilevazione rispetto all'ultimo triennio, dal 2007 ad oggi, gli alunni stranieri rappresentano circa il 10% della popolazione dell'istruzione degli studi professionali e questi 10% al termine del triennio risulta un abbandono del 66%, quindi il 66% degli stranieri per quanto riguarda gli studi professionali, il 23% per gli studi tecnici, molto meno per i licei perché naturalmente c'è una scelta di partecipare ai licei, però il 66% degli alunni stranieri cioè incide anche nella media complessiva, diciamo, perché rappresentano comunque il 10%. E fra i dati c'era anche quello che riguardava il liceo classico, cioè sembra che i ragazzi non proseguano poi verso il percorso universitario, ma è davvero così? Cioè quasi la metà, si diceva. No, allora, guarda, diciamo, al passaggio agli istituti universitari, cioè non mi sono interessato personalmente, diciamo, perché è una cosa che interessa più
la provincia interessa più il rapporto con l'università, però la cosa che posso dire è che comunque sicuramente nell'ultimo biennio questi dati sono quasi del tutto, cioè, non dico abbattuti, ma quasi, cioè, di molto. C'è una grossa riduzione, soprattutto anche per quanto riguarda i licei e gli studi magistrali. Quindi, diciamo, concludo per dire che comunque secondo me una scuola di qualità che può sempre migliorare, perché questo è il nostro obiettivo, e ritengo che anche che attraverso la sinergia di tutti gli organi istituzionali, e voi, cioè, come stampa non potete dare atto, che tutti gli organi istituzionali, provincia, ma soprattutto l'associazione industriale, Camera di Commercio e Università, si stanno dando da fare per cercare assolutamente che nel prossimo rapporto di tutto scuola saremo fra i primi, se non la prima provincia d'Italia. Cioè, questo è il nostro obiettivo. Cioè, siamo... Però l'ultima cosa volevo sottolineare è comunque il grande lavoro che è stato fatto anche dal direttore generale De Santis e dalla direzione generale, perché come avete visto, cioè, il Piemonte è primo in assoluto, e ci sono realtà come Torino, come Biella, come Verbania, anche noi, cioè nel nostro piccolo, che comunque diamo lustro anche a questa attività, e quindi sono molto contento e orgoglioso di far parte di questa amministrazione. Grazie.